per questa edizione prima è già un successo. E purtroppo, come ho detto con i colleghi a cena, scusate il ritardo, era solo perché come direttore artistico ho voluto metterci la faccia io. Sono da sempre stato un attore Rai 1 dei film più importanti e conduttore Rai 1 da oltre 89, Rai 1 e Rai Sport, quindi sono legato al sistema Rai detto fra noi. Però detto fra noi, Sant'Agnello ha bisogno di avere questo, un'eccellenza fatta tutti gli anni in una data importante, che è quella prima di Venezia, perché detto fra noi che la soddisfazione è che i registi che saranno qui oggi dal 29 con 7 presentazioni fuori concorso e il 30 altre 7 presentazioni, altri 2 fuori concorso in anteprima internazionale, e sono la soddisfazione di aver messo in crisi un blasonato festival. Molti colleghi reali mi hanno chiamato a Roma ieri dicendo com'è che a Sant'Agnello ci sono presenti i registi più importanti, gli attori più importanti. Il 30% è Venezia e il nostro 70%, lo vedete in prima serata, è qui. Saranno presentati in anteprima internazionale italiana film che vedete forse Rai 1 a gennaio o a gennaio 2020 al Davide Tonadello e al Tulipanese del Rai 1. Ma in realtà qui c'è uno sforzo nostro allo stato puro. Noi abbiamo fatto, e io devo dire 2 anni, in sintonia con questo comune positivo, ho lavorato non stop per 2 anni a titolo gratuito. Lo sanno il sindaco, lo sanno tutti gli assessori della squadra qui presenti. L'ho fatto a titolo d'amore per un mio amico del cuore, Massimo Lauro, che adesso è impegnato con l'ANLG per quanto riguarda le isole Tremini. Ringrazio l'NLG e MSC Crociere che ha fatto il media parte per gli scafi, ringrazio tutto il comune per il supporto tecnico e la logistica, ma ringrazio loro, gli attori, i registi, in questi 2 giorni porteranno il 31 qui a Villa Crawford quella che è l'immagine e la storia papale del Don Bosco Retro Vintage, questi finalisti. L'idea di fare 4 vincitori, uno eccezionale su superiore e unico del festival, un vincitore della critica, della stampa, del sociale e uno chiaramente, ragazzi, è quello della giuria. La giuria che è dei colleghi Rai che arrivano domani, la giuria è stata una giuria pulita, acqua e sapone, no profit, nessuno ha preso una lira per essere qui, tutti i registi e gli attori sono presenti a titolo di rispetto col povero dottor Martucci qui presente, direttore artistico. Quindi un respiro pulito e una lezione che faccio a tutti i festival blasonati d'Italia. Per vedere un festival pulito, Corti sul Mare, legato a ambientazioni e argomentazioni a dir poco sociali, ci sono 6 film nell'ambito sociale della critica alla violenza sul bambino e sulla tutela del minore e dietro le quinte più volte dimenticato. Ci sono film a livello sportivo, patrocinato dal presidente del CONI come l'angelo del ghiaccio, patrocinato e voluto di una patronatrice che ha sofferto tanto dal titolo italiano e poi dopo un anno ritornare ad essere una grande star italiana del pattinaggio italiano. C'è un grande film, Solo Dio conosce la mia verità, di Claudio Di Napoli, che è qui presente con noi a presentarlo in anteprima totale nazionale. Ha rifiutato da Barbara D'Urso di far vedere 5 minuti di questo film con la protagonista che è la moglie e la figlia di Emerson, il grande star della Roma e della Juve e più volte campione mondiale del Brasile, il detto il Puma, ma in realtà qui c'è tanto sociale, tanta pulizia e devo dire questo, detta soddisfazione a me, l'ho fatto a titolo gratuito, quindi un grazie a loro che sono qui presenti per questo, a titolo no profit per Sant'Agnello. Siete pronti? Io sono a disposizione perché abbiamo in prima giornata tutta la gestione dell'assessorato che ha accettato 2 anni fa la sfida con me, e sono presente, ringrazio di cuore tutti gli assessori, il sindaco in primis, perché con Franco De Angelis e la squadra, quella che è la soddisfazione per Sant'Agnello, che è
incastrata nella roccia di questa penisola sorrentina, la soddisfazione che hanno lasciato secchi, stupiti, grandi registi che vengono da tutta Italia a tutto il mondo. Comunque, quindi, San Daniele è stato, questi posti sono stati anche location per ben 60-70 film. Però qui abbiamo portato, caro collega, abbiamo portato purtroppo qui però un festival che è unico in Italia, perché il festival Corti sul Mare a strapiombo di 40 metri sul mare non c'è mai pensato nessuno.